Avviso. Non rifare quello che vedrete nel video. Il video è girato da professionisti. Buona visione. Ciao a tutti amici a scuola e botte. Allora, oggi siamo qua perché molti di voi mi hanno chiesto: oh, ma come non c'è più lezioni da butta fuori, che sono importanti? Anche perché adesso che il lavoro è poco, fondamentalmente sarebbe importante trovare un lavoro magari da butta fuori. E io vi dirò di più, c'è stata anche un'evoluzione su questo panorama, perché una volta ti chiamavano per discoteca: oh, via sta discoteca qua, sono tutti cattivi, menano, via certa gentaglia, se non vuoi discoteca, ti chiamano più, tutto tranquillo, poca fila, c'è sta mai casino, bevono poco, non si incasina tutto, no? E mo' mi hanno iniziato a chiamare per esempio per ste fiere dei videogiochi, dei fumetti, di quelli che si mascherano da pupazzi, no? Allora mi chiama questo, mi fa cicalo, ma te mi hanno detto se mi butta fuori di un certo livello, io c'ho una fiera grossa, un sacco di gente, poi venì, faccio vabbè, oh, verrò sta fiera degli pupazzetti, dei che si mascherano, i cosplayer, YouTube, i giochetti, i videogiochi, PlayStation 4, PlayStation 5, PlayStation 6, tutte c'erano. Vado a sta fiera, praticamente mi presento tutto preciso, architettato, metti i guanti, perché giustamente che vai a lavorare senza attrezzi del mestiere, perché questi sono sempre utili. Lì alla fiera già mi sono immaginato, c'è fila, boom, cazzotto, oh, rimettiti in fila, c'è gente che vuole fare casino, stum, un altro cazzotto, stum, montante, capito? E li sfondi tutti. Allora, arrivo lì, praticamente, arrivo all'ingresso, arrivo un po' tardi, perché giustamente non ho potuto mettere la sirena di servizio del buttafuori, perché il buttafuori, se arriva tardi, può anche mettere il lampeggiante e passare sulla corsia emergenza. E sono arrivato un po' tardi. Allora, arrivo a sta fiera, praticamente, mi presento, entra all'ingresso, mi fa un altro buttafuori, che non mi ha riconosciuto, devi dire, cazzarola, questi... Era un pischello, infatti, questo secondo me non ha manco seguito i corsi di scuola e botte, questo è molto male. Arrivo là e mi fa: te che cosplay sei? Lascio, quale cosplay? Gli faccio, io sono venuto a far butta fuori. Ah no, il cosplay del butta fuori non va bene. Ma guarda, gli faccio, bello di casa, forse non ci siamo capiti, ma te lo sai chi so io? No, io non lo so, non voglio sapere tanto sti cosplay, mi hanno detto non farli entrare. Ancora in media del cosplay, gli faccio. E io gli faccio, vabbè, oh amico, andata come andata, io me ne vado. Faccio che mi giro, butta fuori, tranquillo, se giro io, boom, colpo sotto, e l'ho piegato. Mi faccio rivedere, vabbè, oh, andata come andata, arrivederci, mi giro, tempo di caricare il colpo, boom, colpo sotto. E questo qui praticamente è andato giù, vado avanti, vado alla direzione, e gli faccio, scusate, so cicalone, ah, bravo, meno male, qua sta succedendo il casino, va giù allo stand U37 che c'è sta uno che gli hanno tirato una pizzetta in faccia alla Nutella. Come gli hanno tirato una pizzetta in faccia? Mi è stata a chiamare a me? Perché a uno gli hanno tirato una pizzetta in faccia alla Nutella? Sì, Ciccio, Ciccio qua, Ciccio là, ho fatto, scusa, questo si chiama Ciccio. Gli hanno tirato una pizzetta in faccia alla Nutella e mi è stata a chiamare a me, gli faccio. Ma questo gli hanno fatto un piacere, questo se la mangiava pure, ma probabilmente se la sarà fatta di là sta pizzetta con la Nutella, no? Vabbè, vado là, praticamente c'è stava uno secco secco che scappava, questo e faceva piatelo, piatelo, più questo secco secco gli faccio, oh, dove vai? No, niente, è che io ho visto tutto il fatto, volevo andare a testimoniare, ho fatto, vai andare a testimoniare, sei una spia, allora me lo pio, me lo metto qua, gli faccio, che vuoi fare a testimoniare, pum pum! Questo va per terra come una pera, no? Poi mi dicono che non era quello, ma vabbè, comunque volevano testimoniare, hanno fatto bene. Anna Cicalo, senti, faccio il piacere, qua è successo un casino, gente che scavalcava, gente che entrava, gente che diceva che doveva fare foto, gente... Deve sistemare la situazione. E io faccio, scusate, datemi la lista. Metto là davanti, arriva uno, salve! Guarda, a parte dove viene attrezzo. Brutto, basso, chi i capelli tutti scoppiati, vestito da uno con bastone, no? Mo guardo, ti faccio, ma te chi sei? No, guardi, io sono in lista qua là, ecco, amo, siamo proprio partiti male, ti faccio. Sei in lista, sei sicuro? Mi inizia a dir nome, Vegeta, bubu, ci ho capito un cazzo. Guardo, vedo non c'era nessuno. Lui mi fa, ma la vedo un po' titubante. Certo la vedo titubante, stava qua, chi sei te? Beh, pom, pom. Mancava finito. Quello fa, si piega, si sfonda, fa, ma io veramente non ho manco finito. Pom. Poi viene altro, mi viene sotto e mi fa, scusi che gli faccio? No, sai, io sarei il fumettista. No, ma io devo entrare che c'ho la presentazione del fumetto qua. Mi pare che si chiamava una roba tipo detersivo, lavatrice, una roba Calfort, qualcosa del genere, vabbè. Faccio, in beh che vuoi, pare avessi un brutto, tutto, avessi che canna in bocca, tutto sgualcito, Adolfa qua. Faccio, io questo non lo faccio entrare al principio.
No, ma guardi, c'ha un pass grosso, no? Tutto bello appeso al collo, qua. Guardi, io c'ho il pass, devo rientrare. Strucca, gli stacco sto pass, io lo butto per terra, faccio, non c'hai più il pass. Ma veramente, ma lei è matto? Vado sotto e gli faccio. Pum, 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 pum. Me casca come una pera. Poi niente, mi chiamano dopo e fanno, controlla bene che sta entra gente con roba strana. Mi premunisco della mia torcia e quando inizia a entrare gente, zaini, zainetti, borse e borsette, inizia a controllare. A un certo punto mi si presenta uno con lo zaino, e dice, lei dove va con lo zaino? Ah, lui mi fa, no, veramente io... No, gli ho detto, lei dove va con lo zaino? E gli do di lei, non per rispetto, perché non riesco a capire se sei un uomo o una donna. O fermo, gli apro sto zaino. Allora, tiro fuori una maschera. O faccio questa? No, è che io sono un cosplayer, devo cambiarmi dentro. No, questa ha sequestrato, ma questa gli ho buttata. Poi tiro fuori una mano. Oh, una mano. No, ma la mano fa parte del... Il fatto sai che è? Questa mano te la do in faccia, ma non questa, che è leggera. Te do questa. Ma avvicino, pum, una cinquina. E questo va per terra. Apro, continuo a aprire lo zaino, fruga. Che te trovo? Il controller da PlayStation senza stick. Ma c'è questo che è? È il controller da PlayStation rotto? No, questo è lo Steam controller. Serve per giocare col computer dentro un'altra stanza che però poi mira come c'è il mouse. Sta cosa è contro natura che faccio. O giochi con la PlayStation o non si gioca col computer. Col computer ci si lavora. Un amico mio che ha studiato a scuola, col computer ci lavora e ci fa pure un sacco di soldi. Io che purtroppo non ho studiato, ho dovuto solo far cazzotti, posso me la. Questo amico mio studia e io meno e gli infilo un montante. La gente iniziava pure a uscire, no? Allora ho detto, fammi controllare, magari questi si sono fregati qualcosa. Vedo uno tutto quattro che sta girato con questa tastiera qua, bella, nera, col mouse, eccetera. Io faccio, questa tu l'hai presa? No, l'ho comprata, fammi lo scontrino. No, ma non me l'hanno dato lo scontrino. Allora, rubata. No, è che lo stand purtroppo non può rilasciare il scontrino, mi manda la fattura elettronica a casa. Ah, mi stai a piangere, fammi questa tastiera. Più sta tastiera, boom! O sdraio. Questo qua giustamente per terra, pia e scappa. Mi sono tenuta la tastiera, ma la sono portata ancora, la devo aprire. Però siccome è nera non la posso usare perché io c'ho manco il computer. Vedo uno che esce con sta cosa a scheda video. Archi, oh fermo, dove vai te? No, è che devo andare a casa a provare la scheda video. A scheda video? A che ti serve? No, per giocare ai giochetti sul PC. Te me vai con sta scheda dove a giocare? Allora, più sta scheda, la butto. Ah, mi fa la scheda mia, ho pagato 900 euro. Vattene a fare da e vattene a casa. Ho mandato subito lì al negozio, si è fatto ridare i soldi, non gli volevano ridare. Poi vabbè, il negoziante gli ho spiegato, ho detto scusi, deve ridare i soldi a quello, ma cosa? Ma io gli ho venuta, questa l'ha comprata. Ah, io faccio, guarda, molto lo spiego più facile. Qua c'è i suoi soldi, chiudi la mano, boom! Ho piegato, sono usciti come miracolosamente tutti i soldi. Questa ha preso i soldi e se n'è andata a casa. E ho salvato anche l'economia della famiglia a quel punto, perché uno ha speso 900 euro per la scheda, oh, e voi mette, ma che stiamo a scherzare? Il tizio, che era venuto vestito da spadaccino, non ho fatto entrare perché c'aveva la spada. Niente, c'aveva sta spada, che tra l'altro gli ho sequestrato, perché uno ti si presenta all'ingresso, ti sguaina la spada, salve, sono il cosplayer di Samurai Showdown. E io guardo, gli faccio, te che la spada ne entri. Ma la spada mi fa, è parte integrante del mio costume. Te che la spada non entri, paga il biglietto, entra senza la spada. La spada ho tenuta io. Si presenta un gruppo di gente. Da lontano vedo, stanno arrivando e faccio, e voi chi siete? Dove state andando? Noi siamo gli amici, altri personaggi del cosplayer Samurai Showdown. Ridia la spada a questo nostro amico perché deve fare il cosplayer. Questi si avvicinavano minacciosi. E come avevo insegnato una lezione di scuola e botte, c'è, il buttafuori è bravo, si mette là, sdraia. Però questi erano tanti e tutti che spade, bastoni, armi, eccetera. Perché giustamente io, che non sono scemo e che ho studiato da buttafuori, mi ero portato ovviamente i miei figli in un sciaco. Allora faccio, venite che vedo io la spada. Arriva il primo, stunk, arriva il secondo, ta, arriva il terzo, pa, capito? Tutti per terra. Poi l'ultimo, che non era capito l'antifona, gli metto questo intorno al collo e inizio a stringere.
Stava quale fuori faccio? Oh! I spade lasciate tutte qua, gli ho levato tutte le armi, questi sono nati, piagnevano, oh, ma come faccio a fare cosplay senza l'arma, eccetera, eccetera. Infatti, mi dispiace. Il regolamento è questo. Che poi, abitudine mia era che dentro questi locali dove lavoravo c'erano pure le donne. Qualcuna un po' mignottita, vestita con questi vestiti corti corti. Quale donne ci stavano? C'erano quelle brutte vestite mignottite. Cioè, una mi si presenta vestita da Lamù, c'ha la faccia pare a Franco Franchi. E io faccio, tu chi saresti? Franco Franchi o Lamù? O forse la figlia di Franco Franchi e Lamù? Questa rimane un po' così, non c'entra. Poi, mi è venuta una vestita da Lady Oscar, no? Quella lì che si capiva se era maschio o femmina. Questa sarà un po' così. Invece questa non si era capito proprio perché non fosse maschio. Cioè era proprio grossa, cioè la barba. Io faccio, ma sei maschio o femmina? Oh, beh, sono Lady Oscar, non si sa. Ho fatto sì, ma a me mi pare maschio, gli ho detto, adesso indipendentemente dal personaggio. Ho fatta la barba perché veramente è una cosa inguardabile. Vedi a Nattene e comprate tu la mette, che c'è sta il negozio più giù. Poi a un certo punto, vabbè, ho visto questi che si filavano i ragazzi. Stavano seduti a leggere. Cioè gente che è andata a una fiera, si è messa in un angoletto e guardava il libro. Ma poi siamo messi con ste pose tipo da finti intellettuali, no? Così, col libro così, la gamba alzata, leggermente sdraiati con un rametto di legno in bocca. Allora vado là e faccio, signori, signori miei, qua si legge i libri. Per i libri andate alla biblioteca. Lei. Questi mi fa mai io veramente un momento di pausa. Sono accaldato, ti alzi, te vai a fare un giro, ma quanto non stai buttato come un barbone a leggere. E gli sequestri i libri. Oh, più sti libri, allora più il primo libro. Ve lo faccio vedere perché non capisco nemmeno io. Alla ricerca della stupidità. Hai 20 anni disastri e tecca. Io faccio, scusa, che stai a cercare? Ah, stupidità, eccoti qua. Te, amico tuo, quello, tutti stupidi. Cava a cercare, sei fatto da un libro per dire, va avanti, trova quello. Faccio sto libro, non è buono. Tanto sei stupido, te trovi da solo. Poi un altro gli levo un libro. Paghetti hacker. Gli faccio, che è il libro di cucina computer. Fai solo i spaghetti però. A roba di cucina non ci sta qua. Questo lo levo. Becco un altro con il libretto tutto defilato. Che cazzo starà a fare? Elogio alla pirateria. Ho fatto, e te che vuoi fare? Vuoi pagare i giochetti? Ma come? Qua pagano tutti i stand per vendere i giochetti contro i giochetti e tu elogi la pirateria, ti metti là, hanno copiato i giochetti. Quello ho preso, l'ho accompagnato alla porta, devo uscire. Lui, no, ma io veramente ho pagato il biglietto mo perché stavo a leggere un libro. Eh sì, perché sei un pirata. O mio, shum, sotto, dietro la schiena. Poi a un certo punto c'era un po' di resta ai bagni, no? Io, va, fa male a controllarsi i bagni. Fila del genere, gente due anni al bagno. Allora, vado là e gli faccio. Allora, signori, tanto andiamoci a capire, deve far bisogno quello grosso a sinistra, gli deve far bisogno quello piccolo a destra. La gente non capiva. Ma che è il bisogno piccolo, che è il bisogno grosso? Ah, oh, tu quando vai al bagno, o pisci o caghi, tu che devi fare? O puoi fare tutte e due, però te metti al centro. Qualcuno si inizia a spostare, qualcuno no. Ah, vedo quello che faccio. Scusa una cosa, mo guardo, tiro per il manganello estensibile. Te che devi fare? No, io, niente, niente. Allora, mi avvicino, stum, mettiti da una parte. Tenta, passa uno. Che vuoi far furbo? No, io te sto allo stand 37, non c'è lo stand 37, boh, altra manganellata pure a quello. Vado dentro i bagni, c'era uno che era mezz'ora che stava così, mo guardo, mo riguardo, quello stava ancora così, stom, sulle mani, gli casca tutto, fuori. Vado pure al bagno delle femmine, entro, ci stava una tutta vestita da un pupazzo robot. Te che sei, maschio o femmina? Poi c'aveva una cosa, non parlava normale. Io sono Bastion. Ah, io faccio, chi siete? Fuori, vai al bagno di robot. A un certo punto io mi pensavo che sta fiera era solo per i cazzini. Invece inizia a vedere che ci stava proprio gente grande, adulta, vecchi, controvecchi, stravecchi, eccetera, eccetera. Anche inizio a sospettirmi. Ma poi che sti vecchi non fossero dei zozzi e sono venuti qua a vedere qualcuna mezza spogliata o cose varie o a dar fastidio, perché poi vengono e danno fastidio. Allora mi sono detto, mo fermo tutti i vecchi all'ingresso, cioè se c'hai più di 30 anni te ne vai, se c'hai i capelli bianchi te ne vai, se c'hai un vestito un po' troppo elegante te ne vai. Ovviamente la gente non ne voleva sapere niente, andarsene via, perché voi direte, vabbè, ma io sono venuto fino alla fiera, come me ne devo andare via? E sì che te ne devi andare via. Mi sono messo lì all'ingresso, troppo vecchio, troppo elegante, troppo zozzo, perché sì, anche la pulizia c'ha un suo valore. E mano a mano scremavo sta fila,
troppo basso. Poi che giro me stava a sfuggire uno che era troppo povero, ho sbattuto fuori. A un certo punto c'era un casino, no? Vedo uno che stava a fare un po' il furbetto, vedete che vuol dire fare il furbetto? Niente, camminava defilato, poi faceva ciao amico, ciao amico, ah, e faccio questo sta a piangere con noi di scuola e botte. Non riuscivo a piangere perché c'era troppa gente, nonostante io mi facessi largo con la torcia, no? Ehi, levatevi, che hai permesso, eh? Non si riuscì a passare, me levo una scarpa, più la mira, la tiro, o più dietro la testa, boom, va per terra, faccio a tempo a piallo, un fiondo. Poi se spesso state un ingresso, una porta, eccetera, eccetera, tenete sempre d'occhio tutto quello che succede. Se vi viene il dubbio che qualcuno è sospetto, nel dubbio, andate. Se vedete che questo è un po' più alto, andate sopra. Ciao! Attenzione, quelli troppo alti sono sospetti, perché potrebbero essere due persone una sopra l'altra. Sapete a me quante volte è capitato? A un certo punto mi vengono tutta una serie di persone, mi fanno, ma che oggi qua ci sta quello youtuber famoso, quello che fa ehi ehi ehi. Ma guardo te, ma voi che siete venuti a fare? A travestirvi? A comprarvi il gioiello o a vedere lo youtuber famoso? Mi fanno, io principalmente per lo youtuber famoso. E faccio, perché sarebbe famoso sto youtuber? Eh no, perché lui è bravo ai giochetti, fa qua. Cioè voi guardate uno che gioca in televisione, cioè non giocate voi, guardate uno che gioca. Eh sì, è bello vedere i le partite giocate da lui perché è proprio bravo. Allora mo guardo io te lo nomina, m'hai detto una stronzata, pam pam pam, tre colpi, uno per ogni stronzata che hai detto. Hai detto che questo è famoso, hai detto che è simpatico e che ti piace vedere giocare a giochetti, su tre stronzate, tre cazzotti per ogni stronzata che dite, un cazzotto. E così ho messo sta legge marziale, chiunque veniva faceva una domanda, se mi rispondevi una cosa che non mi piaceva, un cazzotto. Ah, tu dove vai a scuola? Io vado al Matteucci. Non mi piace il Matteucci, pa pa, due cazzotti, perché la scuola è importante, vale due cazzotti. Un altro viene e mi fa, scusi, no guardi, io avevo un appuntamento dei miei amici, posso stare qua? Sì, ma guardi un minuto solo che stanno arrivando, mi hanno mandato un WhatsApp che ti hanno mandato, fammi vedere questo WhatsApp che ti hanno mandato. Niente, mi fa vedere il telefonino, c'era scritto ci vediamo, stiamo arrivando. Mentre leggevo ho visto un altro WhatsApp così per sfuggita che diceva stai attento. Vuol dire che questo chissà che voleva combinare questo stai attento, perché pam pam, due gol, uno per WhatsApp e me lo rifregai, due perché dovevi stare attento. A un certo punto mi è venuto in mente una cosa. Ma questa è una fiera dei giochetti, la gente deve comprare, deve giocare ai giochetti, no? Però non si può portare da casa. Allora ogni tanto beccavo qualcuno con un giochetto, io lo levavo, c'erano delle cose. Ah, a un certo punto c'era uno, una faccia che subito mi hanno sospettito, occhiali, una barbetta mezza in corta, se così, i capelli scoppiati, i brufoli, no? A un certo punto, tu dove vai, che qua? A un certo punto inizia a perquisirlo, perché ovviamente il buttatore deve pure perquisire, chiede i documenti, perquisisce. Mi faccio prendere i documenti, si chiamava Ciletti Francesco, no? Cioè uno già si chiama Ciletti, è già sospetto. Ovvio, tra che gli trovo a PlayStation portatile. Ma ti faccio, tu sei venuto che la PlayStation portatile è qua a giocare? Ma mi faceva una partita magari nella pausa. Continuo a perquisirlo perché vedevo bello gonfio che c'aveva il Nintendo 3DS. E Nintendo, questo è pure 3D, cioè te rincoglionisci. No, lo uso perché ci sono dei giochini molto carini che è tutto 3D, ti sembra? Gli levo pure questo. A un certo punto, vabbè, ora saranno finiti. Tra, gli levo, c'aveva il CP Canoo. E faccio, che cazzo è sto GP Canoo, no? Mi fai una console coreana che ci faccio girare gli emulatori dei vecchi giochi e che praticamente... Tu sei matto, gli faccio, questa te la levo. Gli levo pure questa perché questo chissà che ci faceva girare sopra. Magari qualche giochetto pure vecchio. Che mo ci sono giochi moderni, questi giocano ai giochi vecchi, capisci? A un certo punto ho detto, oh, ma mica potrà essere stracarico questo dei console. O prendo, gli trovo un'altra console cinese stavolta, il Dingu. E molti io faccio... Questa non mi spiega, perché dopo questa mi stavano uscendo proprio le valvole, ovvio, pum, 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 pum. Carcola, l'ho ridotto una bottiglia. A un certo punto vedo tutti che stavano a ridere, si divertivano, gente un po' così, qualcuno rideva, qualcuno... Ma vicino sento uno... E che cacchio è successo? Gli trovo la macchinetta per scureggio, cioè questa andava vicino alla gente. Però che faceva questo? Si avvicinava alla gente, andava là, faceva un...
E la gente giustamente si è spaventata, ma questo che mi scureggia addosso? Allora o pio, o stava a sbatte fuori, lui, no, è una macchinetta! Io faccio tocca, detto, ce l'hai sta macchinetta? Perché magari te c'hai quello estremo, c'hai una macchinetta, o sbatto fuori per sicurezza, però prima di meno, a un certo punto, tra le persone strane, vedo uno che parlava con l'orologio. Dico, porco cane, un orologio che è fatto che guarda l'ora, questo ci parla. Poi vedo là, senti, domani ci vediamo alle 7. Ma guarda, ma che stai a parlare con l'orologio? Domani vedete le 7? No, no, è lo smartwatch 3725 e sto scrivendo un messaggio a un mio amico. Cioè, tu parli con l'orologio, io levo sto orologio, lui tutto contento. Ma attenzione, io sbatto per terra. Strunk, mo lo guardo, non si è ancora rotto, lo lancio, e lo sbatto. A quel punto ci salto sopra, io lo schiaccio. Così non parli con l'orologio, anche perché spaventi la gente. Cioè, uno che parla con l'orologio è matto. A un certo punto ho detto, fammi andare a vedere fuori come hanno parcheggiato, perché sai, un sacco di gente. C'è stato un parcheggiatore abusivo. Ah, mi sono detto, scusatemi, è una fiera. Una cosa seria c'è stato il parcheggiatore abusivo. Allora, sto parcheggiatore abusivo, non gli dico niente, ma avvicino. Pam! O piego. A un certo punto, questo qua fa, ma io veramente stavo ancora a parlare, pam! Di la figlia. Ma no, era papà che stava a fare manovra a mamma che non sa guidare. Peggio gli faccio, ha fatto guidare a tua madre, quella è pericolosa. Magari metteva sotto qualcuno. Vado là o finisco, pam! A un certo punto vedo la gente, no? Butta fuori, non mangiano mai. Ecco un altro esempio, io per dire, arrivo lindo, pinto, arrivo lì, 8 di mattina, fino alle 24 non si mangia, perché il butta fuori deve stare sempre comunque posizionato in un certo modo e dare anche l'immagine di uno che non mangia, perché può resistere alla fame. Beh, passano tanti questi con questi sfilatini incartati con la carta stagnola. Faccio, scusate, dove avete preso questi sfilatini? Ma questo me l'ho fatto mia mamma a casa, è molto buono, è un pane artigianale che fa lei, dentro ci sta la melanzana, eccetera, eccetera. Io mi guardo e gli faccio, buttalo. No, ma perché dovrei buttarlo? Perché c'è sta il bar dentro? No, ma il bar io non c'ho i soldi, poi costa, cioè è meglio che mi mangio questo, ha capito? Qua devi mangiare roba che ci sta. Ma è cattivo quello del bar. Boom, gli do la pizza, gli casca il panino, io ci do un calcio, gli piace molto, non può più mangiare. Oh, quello ha preso dalla corte e si è mangiato uguale. Per fortuna che mi sono avvicinato un tempo, bam, gli ho spaccato due denti, non riusciva più a mangiare dal bar e si è preso un coso, un frullato. Perché i bar, se no, che ci mettono a fa? È perché oggi si portano il panino da casa, domani si portano il bar da casa, capito? Magari vendono pure, perché ci stanno pure gli abusivi che si portano una busta di lattine e la vendono. Quelli vanno bene, quelli vanno cacciati fuori. Uno c'era una bottiglietta d'acqua, io l'ho scoppiata. Perché? Perché se tu questo si mette a bere la bottiglietta d'acqua, poi non me bevi dentro. A fontanella ce n'era una sola, l'ho tappata. Ci ho messo subito la carta igienica sopra, la carta igienica sotto. Arcessa era vietato beve. Perciò, signori miei, è importante sapere che il mestiere del buttafuori è un mestiere importante. Le variabili sono tantissime, cioè non ve fate fregare qua, io so là. Controllare le credenziali, ma quasi sempre sono false, perciò menate prima. Ricordate che se avete menato uno che magari c'ha le credenziali, ne avete fatto un sorte di danno, perché comunque menando prima per sicurezza avete avvisato tutti quelli intorno che volevano fare i furbi, che lì si può scherzare, perché poi se c'hai le credenziali te menano, figurate se non ce l'hai le credenziali, no? Dunque, riepiloghiamo. Oggi si può fare il buttafuori, i locali sono diminuiti, ci mancherebbe, ma per fortuna poi ci sono ste fiere dei ragazzini, quelli che vanno a fare i giochetti, quelli che si vanno a mascherare, quelli che vanno a incontrare youtuber, perché sì, perché poi uno dei mestieri buoni che potrebbe essere il futuro è la guardia del corpo dei youtuber, che questi mo c'hanno gli sordi, c'hanno paura che gli menano, gli tirano i pizzetti, gli fanno di chissà che, ma noi ce la gestiamo perché noi siamo professionisti buttafuori. Un saluto, alla prossima puntata. Let me bring you sound. Let me bring you smile.